Il Campobasso chiude con una sconfitta il proprio campionato a San Mauro di Romagna, due squadre che avevano poco da dire all'ultima di campionato. Bagatti fa esordire fra i pali il portiere mai utilizzato Cutrupi, schiera come centrali di difesa Magri e Tommasini. Il Campobasso ha davvero un ottimo approccio all'incontro. Già dopo un quarto d'ora c'è un tiro di Giacobbe che termina di poco a lato. Grossa occasione per Cogliati, il quale al 23esimo si ritrova tu per tu con Isa, portiere della San Maurese. L'estremo locale riesce a fare sua la sfera. Meglio il Campobasso della San Maurese al 29esimo, cross di Lobello, colpo di testa alto sopra la traversa da parte di Antonelli. Arriva il gol che sblocca la partita al 35esimo, c'è un fallo di Tommasini su Luati, attaccante della San Maurese. Il signor Luongo della sezione di Napoli decide per il calcio di rigore dal dischetto. Zuppardo batte Cutrupi, 1-0 in favore della San Maurese. I locali sfiorano il raddoppio, anzi per meglio dire nel finale di tempo lo realizzano, ma questo viene annullato, c'è un angolo e in mischia c'è forse un tocco di Magri che viene poi schiaffeggiato sulla traversa da parte di Cutrupi, poi mezza rovesciata con la quale lo stesso Scarponi segna il 2-0, 2-0 annullato per fuorigioco del giocatore di casa. Si va al riposo con la San Maurese in vantaggio e il Campobasso cerca di svegliarsi nella ripresa. All'ottavo taglio di Danucci per il colpo di testa in tuffo di Antonelli, davvero miracoloso l'intervento del portiere della San Maurese Isa. Al 12esimo c'è il tiro di Leto, neo entrato, parato anche in maniera fortunata da parte del portiere di casa in calcio d'angolo, mentre al 27esimo c'è il servizio in profondità di Santoni per il tocco di Soumaïn che vale il gol del raddoppio della San Maurese proprio sotto la postazione dove sono assiepati circa 20 tifosi del Campobasso che hanno raggiunto San Mauro di Romagna. Siamo nel finale quando il Campobasso tenta gli ultimi assalti che valgono quantomeno un gol. 43esimo, angolo di Leto, colpo di testa in rete da parte di Magri che così segna il suo quarto gol con la maglia rossoblu. 45esimo, punizione di Leto, si tuffa sul pallone l'under 2001 dell'Aventura che chiede una spinta ai suoi danni da parte di Rosini. La palla termina alta sopra la traversa, protesta il giocatore del Campobasso dell'Aventura. Nel finale Magri rifila un calcione a Giua proprio sotto gli occhi dell'arbitro, viene espulso e macchia così la sua prestazione. Il Campobasso chiude a 49 punti sul campo, di cui due di penalizzazione, vince 2-1 la San Maurese, ma la dirigenza è già al lavoro per programmare il futuro.